Insieme al crescere della tensione tra la NATO e la Russia, nel 2016 le spese militari degli alleati europei aumenteranno per la prima volta dopo molti anni. Ad annunciarlo è il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg in un'intervista per il Financial Times. Lunedì l'Assemblea parlamentare della NATO ha messo in guardia i membri dell'alleanza sul rischio di un'aggressione da parte della Russia. Nel 2015 gli alleati europei hanno speso per la difesa 253 miliardi di dollari, una cifra che Washington ritiene insufficiente. Infatti, in base all'accordo che prevede una spesa minima del 2% del PIL, gli Stati europei dovrebbero aumentare il loro budget di 100 miliardi di dollari all'anno, per un totale di 350 miliardi. Nel 2015 il budget militare della Federazione Russa, che dovrebbe rappresentare una minaccia per la sicurezza dei paesi europei, era di 50 miliardi, quello degli Stati Uniti invece di 618 miliardi. Il riconoscimento del genocidio degli armeni da parte della Germania rischia di danneggiare i rapporti bilaterali tra Berlino e Ankara. Il 2 giugno, infatti, il Parlamento tedesco sarà chiamato a votare una risoluzione che condanna e riconosce come genocidio il massacro degli armeni avvenuto nell'Impero Ottomano negli anni della Prima Guerra Mondiale. Il presidente turco Recep Erdogan minaccia ripercussioni nel campo delle relazioni diplomatiche, economiche, politiche, commerciali e militari tra i due paesi e si augura che la Germania soppesi bene tutti i risvolti prima di decidere su come pronunciarsi. Il genocidio degli armeni è stato riconosciuto da più di 20 paesi, fra cui l'Italia. In Turchia, invece, parlare di genocidio è considerato un attentato all'unità nazionale, punibile con la reclusione fino a 2 anni. Il Dipartimento di Stato americano mette in guardia i cittadini degli Stati Uniti sul rischio di attentati in tutta l'Europa e consiglia di evitare grandi eventi, siti turistici, ristoranti, centri commerciali e mezzi di trasporto pubblici. L'allarme sarà valido fino a fine agosto. L'ufficio consolare cita, tra i potenziali obiettivi di attacchi terroristici, le partite del campionato europeo di calcio, che quest'anno si svolgerà in Francia dal 10 giugno al 10 luglio, il Tour de France e la giornata mondiale della gioventù di fine luglio a Cracovia, un evento che potrebbe attirare fino a 2 milioni e mezzo di visitatori nella città polacca.